stato qualcosa. Ma dove mi stai portando? A vedere il futuro che hai causato, guarda. Cosa sarebbe questo futuro? Leggi, disgraziato maledetto. Cracit 1801-1802. Cracit, il mio perito meccanico corrispondente in lingua estera. Proprio lui. È morto. Così sembra, guarda. E non mi ha neanche aggiustato il telefonino. Disgraziato. Un attimo, permettimi. Scusami. Queste. Penso che dopo molti anni di lavoro sotto di me mi sono guadagnato una delle sigarette da lui. Tu sei un essere urfido, sei. Un topastro. Non offendiamo, per favore. Ah, scusa. Comunque volevi dirmi? Volevo dirti che se mi tiri ancora il fumo in faccia ti stacco le orecchie. Ma tanto sono spirito, a te non ti fa niente il fumo. Giusto. Guarda, questo è solo il primo bullone di una lunga serie di catene di montaggio che hai causato tu, tutti questi morti, per colpa tua. Tu non c'eri al suo funerale, vero? Non lo sapevo che era morto. Sì, lo sapevano tutti. Io no. Ma non è andato nessuno, per colpa tua. Vabbè, non sottilizziamo. Guarda qua. Sono ancora... Guarda il telefonino. Guarda. Il vinello scaduto che gli avevi regalato tu, eh? Penso che sia un buon vinello. Cosa ne dici? Non c'è neanche l'etichetta. C'è ragione anche tu. Ma comunque mi consolo. Mi consolo molto. Perché tu hai pensato di scamparla anche stavolta, eh? Certo, vero? Come sempre io la scamperò. E invece non l'hai scampata questa volta. Perché? Perché anche tu, come tutti gli altri, morrai!